Don Donindo era un sacerdote napoletano, dolcissimo, umilissimo, poverissimo. Lui aveva capito che la via della santità è via di croce, è proprio con l'amore alla croce e alla sofferenza. La vita di Padre Donindo è stata un'offerta continua al Signore. Padre Pio da Pietrelcina un giorno disse ad alcuni devoti napoletani che andavano a fargli visita: «Ma perché venite qui se avete Don Donindo a Napoli? Andate da lui, che è un santo». Parlava di Don Donindo Ruotolo. «Fui chiamato Donindo, che significa dolore». Sono le parole del sacerdote terziario francescano Donindo Ruotolo. Spiego così il significato di questo strano nome, elaborato ed impostogli dal padre al battesimo. Fu tutto un programma di vita che inconsapevolmente il genitore predestinò al quinto dei suoi 11 figli. Donindo nacque a Napoli il 6 ottobre 1882 da Raffaele Ruotolo, ingegnere e matematico, e da Silvia Valle, discendente della nobiltà napoletana e spagnola. Il dolore effettivamente si presentò nella sua vita prestissimo. A 11 mesi subì un'operazione chirurgica sul dorso delle mani per un osso cariato, poi un altro intervento per un tumore sotto la guancia che interessò anche le ghiandole. La numerosa famiglia, le scarse entrate, la quasi avarizia del padre facevano sì che nella sua casa si soffrisse la fame con mancanza di vestiario e scarpe. Nella sua casa c'era una povertà grandissima, aggravata poi dall'eccessiva severità del padre, il quale prendeva sto bambino di appena 8-9 anni e lo chiudeva in una camera al buio, in uno sgabuzzino dove non c'era luce, ma c'era soltanto una rete dove gatti e topi si rincorrevano. Lui poi diceva a sto bambino, dice, io avevo tanta paura, però nello stesso tempo mi ginocchiavo e lodavo il Dio. Poi a 8-9 anni lui si faceva un cilicio con gli sterpi di rose, mangiava il chinino, succhiava il chinino, che era una medicina dell'epoca ed era una medicina molto molto amara, ma lui, pur di offrire qualcosa al Signore così piccolo, mangiava quel chinino. La sua vita l'ha raccontata in una poderosa autobiografia, oggi stampata in due volumi, con il titolo «Fui chiamato Donindo», che significa dolore. Lui ha amato sempre il dolore. Pensa che prima dei 14 anni addirittura, ad agosto del 1896, lui fece un atto di completo abbandono a Dio. Ripose tutta la sua vita nelle mani di Dio perché ne disponesse a suo piacimento. E il Signore gradì molto, molto questo sacrificio, perché in fondo è il più gradito al suo cuore, perché è l'annullamento della propria volontà. E lui tutte le mattine chiedeva il dono del dolore, dolore, amore, umiltà, fede, mansuetudine, e il dolore non tardò a venire in un crescendo continuo, ogni giorno di più, ma quella è stata la più bella misericordia che Dio mi abbia fatto. L'infanzia di Don Donindo fu segnata da una salute molto precaria, da poche possibilità economiche e dalla sofferenza per la separazione dei genitori.
Lui e suo fratello Elio studiarono alla scuola apostolica dei preti della missione, così prese i voti e divenne anche sacerdote. Operò tra Napoli, Taranto e Molfetta per riformare un seminario, ma desiderava di poter partire per la Cina come missionario. Nel 1903 fece domanda di andare in Cina come missionario. Il visitatore dell'ordine gli rispose: Dio le dà questo desiderio per prepararla alle sofferenze e all'apostolato. Sarà martire, ma di cuore, non di sangue. Rimanga qui e non ne parli più. La vita da sacerdote vincenziano fu intessuta da tanti episodi dolorosi che mortificarono padre Dolindo, dandogli però quella forza di sopportare tutto senza ribellarsi, prendendo tutto ciò come manifestazione della particolare attenzione di Dio nei suoi confronti e che lo forgiava a ciò che era destinato in seguito. Fu a Taranto, insieme ad un altro sacerdote, che purtroppo usò con lui atteggiamenti di scarsa carità e considerazione, riprendendolo spesso davanti agli alunni di quel collegio, che già aveva tanti problemi di disciplina. Tutto questo portò nel 1907 al suo trasferimento da Taranto a Molfetta come insegnante nel seminario e maestro di canto gregoriano. Trascorse in questo luogo 6 mesi, risollevandosi nello spirito, ma rammaricandosi di non avere più ogni giorno quelle mortificazioni divenute necessarie per la sua anima, tutta protesa verso il Cristo sofferente. Ma dal 3 settembre 1907 le forze dell'incomprensione e del dolore si scagliarono contro padre Dolindo Ruotolo. Ad un certo punto della sua vita, la Chiesa, tanto amata, sembrò voltargli le spalle. La scuola apostolica, che contava su di lui come maestro dei chierici e di canto gregoriano, lo accusò di essere negligente, di essere formale, dogmatizzante, per cui dovette sottoporsi anche ad un giudizio del Sant'Uffizio a Roma. È stato accusato, perseguitato, di tutto di più, però lui piegava sempre la testa. E un certo momento delle figlie spirituali, che appartenevano a una famiglia di massoni, convertita tutta da padre Dolindo, perché era una famiglia che da più di 40 anni non si avvicinavano ai sacramenti, e cominciarono a frequentare la scuola di esercizi, diciamo, di una scuola spirituale di padre Dolindo, no? Ascoltava anche lei le lezioni che lui dava alle figlie spirituali e ne ebbero tantissimo beneficio. Però a un certo momento pensarono bene di ricambiare tutto il bene che ricevevano in accusandolo al Sant'Uffizio. Un giorno lui ricevette questa lettera che volevano vederlo al Sant'Uffizio. C'è andato e dissero: padre Dolindo, qua c'è una lettera per voi. Padre Dolindo aprì questa lettera e disse: stare 3 ore sotto una valanga di accuse, di calunnie, di bugie, per me fu un dolore immenso. Però quando alla fine della lettera ho visto la firma della mia figlia spirituale, non ho mai sentito tanto amore per lei. Lui, quando incontrava queste persone, attraversava la strada, si inginocchiava e baciava la mano. Ma non contento di questo, addirittura lui andava a casa di questi suoi accusatori, i quali naturalmente rimanevano sbigottiti, perché pensavano: come mai padre Dolindo viene pure da noi, diciamo? Ma lui perché ci andava? Perché voleva far ritornare il sereno nell'animo di queste persone. E quando noi osavamo dire: ma padre Dolindo, ti hanno accusato, tu vai pure a casa loro, tacete, quelli sono i miei più grandi benefattori. Ma perché? Perché naturalmente lo facevano talmente soffrire che lui poteva offrire poi al Signore. Diceva sempre a noi: dovete spendere la vostra vita per la gloria di Dio. Che significa? Che la nostra vita deve essere tutta una meditazione di Dio, ossia ogni minimo gesto, ogni minima azione della nostra
nostra giornata dobbiamo sempre dire: Signore, per la tua gloria. Lui ha vissuto tormentato dalla gloria di Dio e diceva sempre: io nella mia vita ho fatto di tutto, ho fatto il falegname, il muratore, il fabbricatore, il maestro elementare, il maestro ginnasiale, perché da tutto pigliassi occasione di glorificare il Dio. E lui poi sapeva di essere uno strumento, anzi un povero nulla, che Dio si serviva per la sua gloria. E proprio poi nella consapevolezza di questa sua nullità, che lui non si fermava mai, correva da una chiesa a un'altra, da un ospedale a un'altra, alla scuola di catechismo, le lunghe veglie notturne per sbrigare tutta la corrispondenza per le sue, alle figlie sue che attendevano una sua parola. E Don Dolindo, come il suo coetaneo Padre Pio, subì una severa e sofferta quanto ingiusta condanna da parte della Madre Chiesa, forse per la natura dei suoi scritti. Sono veramente tanti, tantissimi, come il commento alla Sacra Scrittura, 33 volumi, in cui lui cercava un accordo esegetico tra scienza e fede. Ma appartiene a Don Dolindo anche l'atto di abbandono a Gesù, da cui si evince il suo animo pacato, sereno, nell'affidarsi al Signore, al di là di ogni evento terreno. Stavo traducendo un libro di Antonio Socci che racconta la storia della sua figlia. Ho trovato l'atto dell'abbandono scritto da Don Dolindo, Gesù pensaci tu. Mi ha fatto un'impressione incredibile quell'atto. A quell'epoca io lavoravo in un grande settimanale cattolico in Polonia, Gośnie Dzielne, e allora pensavo un giorno che forse sarebbe bene scrivere un articolo sulla vita di Don Dolindo. Chi era? Ho aperto il computer e ho letto che è stato proprio Padre Pio che ha mandato la gente a Don Dolindo a Napoli. Pensavo, quale doveva essere un gigante, un uomo proprio grande, santo, se il Padre Pio mandava la gente qui a Napoli. Dunque ho aperto, ho trovato l'autobiografia di Don Dolindo e mi ricordo bene, era una notte e non ho smesso l'occhio. Ho letto tutta la notte, piangevo e pregavo. Perché mi commosso anche oggi, perché sono commossa, perché Padre Dolindo veramente la sua vita ha toccato il mio cuore in modo incredibile. E allora ho scritto quell'articolo, era piccolo, e poi era sottotitolato Gesù pensaci tu proprio, perché avevo un grande desiderio nel cuore che la gente in Polonia conoscesse questo atto di abbandono. E quando è uscito l'articolo ho visto che purtroppo è stata tagliata tutta la preghiera di Don Dolindo per una cosa tecnica. Mi ricordo che stavo nella redazione e ho pregato così: Gesù pensaci proprio tu, perché io volevo tanto che la gente leggesse questa preghiera. E due giorni dopo, quando è uscito l'articolo, tanta gente ha cominciato a chiamare alla mia redazione. 3 mesi di telefonate delle persone che avevano sete della vita di Don Dolindo. Tutti chiedevano se c'è un libro, qualsiasi cosa di più su Padre Dolindo. E un giorno io ho detto alla segretaria che lavorava accanto a me: guarda, non mi passi queste telefonate perché io non ce la faccio più. E proprio questo giorno ha chiamato un editore, un grande editore dalla Cracovia, e mi ha chiesto: guarda, forse tu potrai scrivere un libro sulla vita di Don Dolindo. Non potevo rispondere di no. E così è cominciata tutta la storia. Ho trovato grazia, sono venuta a Napoli, abbiamo passato qualche ore veramente bellissime, abbiamo pregato insieme
È stata proprio Grazia che mi ha dato un telefono, mi ha detto: senta, ma qua è venuto un sacerdote polacco, si chiama Don Robert, chiamalo perché anche lui conosce e ama Don Dolindo. Ho fatto così ci siamo conosciuti grazie alla grazia proprio. Ho trovato le prime tracce di Don Dolindo scrutando le biografie di Padre Pio, quando Padre Pio diceva alla gente che andava da lui a cercare l'aiuto spirituale, diceva: ma perché venite da me se avete un santo a Napoli? Io sono figlio di un doganiere, quindi so cercare. E così mi sono buttato a cercare chi è questo santo sacerdote di Napoli, e così pian piano ho trovato una coppia che mi ha detto: ma se tu sei così affascinato di Don Dolindo, noi abbiamo vissuto parecchi anni a Napoli, dai, andiamo, ti portiamo a Napoli. E così abbiamo trovato la chiesa dove già c'è il corpo di Don Dolindo, e così abbiamo trovato la grazia. E la grazia mi ha spiegato che c'è anche un'altra giornalista polacca che anche lei cerca le orme di Don Dolindo. Sono venuta tante volte a Napoli, le suore francescane mi hanno fatto entrare nell'archivio, proprio sono entrata nella stanza di Don Dolindo, ho incontrato tanti testimoni della vita di Don Dolindo, professor Umberto Cervo, anche un'altra persona, Anna Fattore, che vive vicino a Vesuvio, e poi signora Grazia, che mi ha raccontato tante belle storie. Io ho scritto un libro, 2 anni di lavoro che non era facile, lo racconto sempre che era quasi una lotta spirituale, perché tutto succedeva contro di me, nel senso che non potevo neanche sedermi al tavolo e scrivere con calma, c'erano problemi immensi anche nella mia vita privata, ho perso il lavoro, veramente molte cose, e pregavo sempre a Don Dolindo: aiutami a essere fedele e in piena fiducia a Gesù. Lui, lo sentivo la presenza di Don Dolindo, veramente una presenza, e ho detto: guarda, se vuoi questo libro, scrivila tu e stai con me, aiutami e guidami, io sono soltanto lo povero strumento nelle tue mani, nelle mani di Gesù, puoi fare quello che vuoi, perché lo sai che è molto difficile. E veramente ho visto che Padre Dolindo mi aiutava, mi mostrava come se una persona fosse accanto a me, mostrando i frammenti del libro, dell'autobiografia che devo scegliere, veramente. Ma io pregavo, tanti sacerdoti hanno pregato per me, è uscito quel libro con Padre Dolindo qui, Gesù pensaci tu, Don Dolindo Ruotolo, vita e miracoli. E dopo qui abbiamo messo l'atto dell'abbandono, e poi una bellissime pagine scritte anche da Don Robert Skrzypczak, è veramente un libro, è diffuso in tutta in Polonia, io non me l'aspettavo veramente, perché abbiamo venduto tanti esemplari, ma non è la gloria mia, ma soltanto di Dio, e soltanto lo dico perché la gente è stata innamorata di Don Dolindo, tanta gente ha sete dei suoi scritti, tante persone malate, senza tetto, le persone che soffrono nella vita, che sono abbandonate, poi mi hanno scritto moltissimi sacerdoti. Soprattutto quando sono usciti i primi libri su Don Dolindo, è uscita in Polonia la biografia che è stata preparata per la causa di beatificazione prima, dopo un bel grande libro, ricerca sulla vita, sui miracoli, scritta da Giovanna, signora Giovanna Montkiewicz-Brożek,
Stanno per uscire anche i fioretti adesso di Don Dolindo. Vedo che questa figura, questa persona, tocca tanto i cuori di tanta gente in Polonia. Cioè, ogni settimana mi arrivano adesso tante richieste sugli scritti di Don Dolindo, ma anche tanti racconti, tante testimonianze su come questo santo sacerdote aiuta la gente. Soprattutto vedo che Don Dolindo aiuta la gente che è sempre in corsa, è sempre stanca, che lavorano nelle grandi corporazioni, che si sentono tante volte sfruttati anche dal sistema, cioè perdono il respiro. E dicono che questa spiritualità, questa preghiera, Gesù pensaci tu, ma soprattutto la sua forte testimonianza su come lui amava la Chiesa, che anche gli ha fatto soffrire. Io trovo tanti sacerdoti anche che mi dicono che restano impressionati della grandezza dell'umiltà che ha avuto Don Dolindo, e questo grande amore nel confronto di tante persone, e soprattutto il suo amore verso Gesù Cristo. Adesso viaggio un po' in Polonia, racconto nelle molte parrocchie polacche, do la testimonianza della vita di Don Dolindo. E sono andata, vi voglio raccontare questa storia, sono andata in una parrocchia vicino a Varsavia. Un sacerdote, di un parroco di 60 anni quasi, mi ha invitato, era il primo sacerdote che ha reagito al libro che mi ha scritto che Don Dolindo è un gigante della Chiesa, un grande santo. E sono entrata in una grande chiesa e ho visto subito un grandissimo crocifisso, quasi di 6 metri dell'altezza. Cristo veramente bello, molto sofferente, ma bellissimo, con le luci accanto. E subito ho chiesto a quel parroco: come mai che questa bella croce in questa chiesa, che l'ha fatto? Chi ha fatto questa croce? Lui mi ha guardato e ha detto: guarda Giovanna, questa croce è una cosa nuova, l'ho fatto per amore di Don Dolindo, perché Don Dolindo mi ha toccato il cuore e Gesù mi ha toccato il cuore. La storia è incredibile, perché questo sacerdote proprio voleva lasciare il sacerdozio, era al limite, disperato, sofferente, non amava più nessuno, veramente una storia incredibile. E un giorno è entrato in una libreria e una donna gli ha dato proprio questo libro e lui ha trovato le parole di Don Dolindo che sono dentro, che hanno fatto tanta impressione a lui, che si è convertito quasi immediatamente. Quando sono andata in questa parrocchia ho parlato con la gente e tutti mi dicevano: ma guarda, è un grandissimo cambiamento, questo sacerdote sorride, è felice, anche noi siamo felici, tutta parrocchia prega, c'è davanti al Santissimo Sacramento, preghiamo e amiamo tutti Don Dolindo. Dunque lui cambia i cuori soprattutto dei sacerdoti, delle suore, che si sentano così molto vicino a Gesù grazie a questa testimonianza della vita di Don Dolindo. Don Dolindo ci aiuta nel trovare la gioia, la realizzazione di sé, nel trovare la sua vocazione. È lui che umilmente obbediva in tutto Dio e là trovava il suo conforto, la sua forza. Thank you.
padre Dolino non era il tipo che ti parlava solo della parola di Dio, no, lui la viveva intensamente. Poi diceva delle cose molto importanti, diceva: l'Eucaristia senza la parola diventa pietra, l'Eucaristia senza il Vangelo vissuto non porta frutti. E poi dice: il Vangelo va vissuto fuori della Chiesa. Quindi sono parole forti, però che noi dobbiamo un po' mettere in pratica. Possiamo definire Don Dolindo un amanuense dello Spirito Santo, una sapienza infusa dall'alto, un taumaturgo di non minor presenza di Padre Pio da Pietrelcina, uno stigmatizzato di Cristo già nel nome, un figlio prediletto della Vergine, iniziato alla sapienza delle Scritture, un servo fedele che volle essere il nulla del nulla in Dio e il tutto di Dio negli uomini. Dopo anni di dolore, venne definitivamente riabilitato il 17 luglio 1937. Pur ricevendo ancora dolori ed incomprensioni, la sua vita di sacerdote, ormai diocesano, prosegue a Napoli, nella chiesa di San Giuseppe dei Nudi, di cui il fratello Don Elio era parroco. Egli è l'ideatore dell'opera di Dio, il cui senso è una rinnovata vita eucaristica, cioè il contatto personale e consapevole dell'uomo con Gesù, vivo e vero. La disponibilità a lasciarsi trasformare in Lui come rimedio ai tanti mali che affliggono l'individuo e che si riflettono su scala più ampia nel mondo intero. A un certo momento il Signore parlò con Padre Dolindo e disse: io sono Dolindo Gesù, tu sei Gesù Dolindo. Non sei tu che scrivi, scrivo io. Non sei tu che parli, parlo io. Ma questo amore per me ti darà pene di morte. Padre Dolindo rimase quasi stordito da queste parole. Non sapeva se credere a queste parole. Però lui dice, poi tutti gli eventi della vita gli hanno dato ragione. Intorno a lui si radunarono tanti giovani, uomini e donne, che formarono l'opera dell'apostolato della stampa, diffondendo in ogni luogo l'insegnamento di Padre Dolindo, attraverso soprattutto la stampa dei suoi scritti. Certo che di scritti di Padre Ruotolo ce ne sono parecchi. Vanno dal monumentale commento alla Sacra Scrittura, in 33 grossi volumi, alle tante opere di teologia, ascetica e mistica, interi volumi di epistolario, scritti autobiografici e di dottrina cristiana. Scriveva in una maniera molto molto chiara, perché diceva: la parola di Dio deve arrivare a tutti. A volte, sai, chiamava delle donne del popolo e diceva: leggi. Naturalmente la parola scritta da Padre Dolindo scorreva facilmente, però poi magari veniva un punto che la donna del popolo, insomma, vedeva un po' di difficoltà. Lui immediatamente diceva: va bene, ho capito, e lui subito quel punto lo correggeva e lo semplificava. Perché tutti dovevano leggere la parola di Dio. Questo è un epistolario, Padre Dolindo ne ha scritti moltissimi, proprio delle lettere che lui scrive alle sue figlie spirituali. Dice: la grande sventura del mondo è che oggi vi è una grande carestia di parola di Dio. Buone figlie in Gesù, noi non ponderiamo abbastanza i ricchi tesori che sono raccolti nella preghiera e nella parola di Dio. Queste due ammirabili potenze sono il fulcro di ogni leva spirituale, sono il punto d'appoggio col quale si può salvare il mondo. Datemi dove appoggiarmi, diceva Archimede, scoprendo le leggi della leva, ed io solleverò la terra.
Ora noi dobbiamo, abbiamo dove appoggiarci pregando, poiché ci appoggiamo a Dio. Noi abbiamo il punto stabile della nostra mente nella parola di Dio, che è infallibile ed immutabile. Nel 1960 inizia un altro calvario per Padre Dolindo, un ictus che immobilizza il suo lato sinistro, ma non lo ferma. Dal suo tavolino continua a scrivere alle sue figlie spirituali, sparse un po' dovunque, finché dopo 10 anni di queste sofferenze fisiche si spense il 19 novembre 1970. Vera luce della spiritualità napoletana e della Chiesa Cattolica, riposa nella chiesa di San Giuseppe dei Nudi, dove è anche la tomba di suo fratello Elio. Mi è arrivata una lettera da una donna che stava morendo nel centro oncologico e voleva che io che mi arrivasse questa lettera, e l'ha scritta: padre, voglio esprimere tutta la mia gratitudine nel tuo confronto, che mi hai fatto conoscere Don Dolindo, e questa preziosa preghiera, Gesù pensaci tu, perché io sto morendo e questo santo sacerdote mi sta preparando a saper affrontare questo momento più prezioso della mia vita. Questa lettera, quando mi è arrivata, la donna era già morta, santamente proprio. Anche io posso dire che 2 anni fa dovevo affrontare anche io una malattia. Mi trovo nell'ospedale e la serata prima di essere operato vado a dire il mio rosario camminando lungo il corridoio in pigiama. E a un certo momento in tasca mi squilla il telefono. Trin, 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 trin. Padre! Ah, riconosco la voce della grazia, sì. È la grazia che mi ha telefonato. Ricordati, padre, che Don Dolindo sempre diceva: più credi in Dio, più lo vedi. La gente non vede Dio perché non li crede. E il giorno dopo mi sono lasciato portare alla sala operatoria con questa preghiera dentro il cuore: Gesù pensaci tu, Gesù pensaci tu, Gesù pensaci tu. È più efficace dell'anestesia. In questa chiesa ha cantato con la Madonna. L'abbiamo sentito cantare con una voce meravigliosa insieme a lui. E la gente si meravigliava, dice: ma chi è che canta con Padre Dolindo? Chi è? Però andando all'organo lo vedevano solo. Poi quando lui finiva la funzione e andava in chiesa, ci chiedevamo: ma Padre Dolindo, ma chi era quella bellissima voce che cantava con voi? Ah, ho invitato la Madonna a cantare con me. Lui aveva proprio una complicità col cielo, con la Madonna, con Gesù. Quindi si trascinava sopra tutto il popolo.
significa completamente a quanto Dio riduce in Dio. E sul suo rapporto con Padre Pio da Pietrelcina, il libro delle edizioni Padre Pio da Pietrelcina, dedicato alle testimonianze, il primo libro realizzato da Padre Vincenzo da Casa Calenda nel 1970, tra le testimonianze vi è anche quella del sacerdote Dolindo Ruotolo, che tra coloro che vengono definiti amici e ammiratori racconta la sua esperienza, il suo primo incontro, la voglia di raccontare questo straordinario rapporto con San Pio da Pietrelcina. Io dico sempre, Padre Pio e Padre Dolindo sono due giganti, diversi ma ugualmente grandi. E l'incontro con Padre Pio fu una cosa meravigliosa, perché una sera chiama Padre Dolindo, Vescovo Palatucci, dice: Padre Dolindo, domani andiamo da Padre Pio. Padre Dolindo fu molto contento, perché anche lui voleva confessarsi con Padre Pio. Partirono alle 4, tutto il viaggio fu un pregare continuo. La notte Padre Dolindo dormì con i balconi aperti a terra, ed eravamo appunto in inverno pieno, quindi faceva tanto tanto freddo. Arrivato appunto a San Giovanni Rotondo, Padre Pio come lo incontra? E Padre Dolindo accenna, dice: Padre, vorrei, a questo vorrei. Padre Pio lo abbraccia forte forte e gli dice: tutto il paradiso è nell'anima tua, c'è stato sempre, c'è e ci sarà per tutta l'eternità. La Santissima Trinità abita nel tuo cuore. Padre Dolindo aggiunse: io mi umiliai molto perché in me non vedevo che nullità e miseria. Il padre Dolindo era andato anche con l'intento di chiedergli qualcosa per i suoi malati, ma Padre Pio lo portò vicino a un cassetto. Naturalmente teneva fagioli, ceci e cose. E allora l'aprì e disse: ma secondo te, io questi dalle 4 di stamattina per chi li ho preparati? Ecco, questi erano poi i rapporti di Padre Pio e Padre Dolindo. Poi Padre Pio scrisse e rispose a una lettera di una figlia spirituale che voleva sapere un po' il giudizio di Padre Pio sugli scritti, e lui risponde: gentilissima signorina, Padre Pio ha detto che niente di quanto è scaturito dalla penna di Don Dolindo deve andar perduto. Preoccupatevi quindi di affidare il materiale inedito a persone intelligenti, oneste e piene di buona volontà, evitando, per quanto dipende da voi, di dare le cose sante ai cani e di mettere le margherite innanzi ai porci. Poi continua la lettera di Padre Pio e dice appunto, lo chiama il Santo Apostolo di Napoli, e poi dice che lui è nelle condizioni di poter scrivere il famoso ultimo libro che ha scritto sulla Madonna, che ha chiamato il Canto del Cigno, che bellissimo, pensa che dice il demonio lo tormentava sempre, lo buttava sotto al letto, lui che poi era paralizzato da un lato, aveva un'artrosi che l'aveva piegato completamente in due, poi le gambe che gonfie così che facevano acqua e sangue, e lui tutte le mattine salutava i suoi dolori, ciao ciao, prendeva la sua borsa piena di pietre e scendeva e cominciava il suo tran tran, il suo apostolato, il suo tutto. Poi naturalmente da un santo ci si aspetta grazie, miracoli, e c'è una ricca documentazione piena di grazie, miracoli e favori ottenuti da Dio per intercessione di Padre Dolindo. E Padre Dolindo conosceva una figlia spirituale di Pugliese, di Trani,
che sapeva appena appena dipingere, faceva un po' di paesaggi, di cose. E quando padre Dolindo le chiese questo, di fare un'immagine di Gesù, lei disse: no padre, assolutamente no, non sono capace. Ma lui insistette: no Lucia, la devi fare questa fotografia, la devi fare questa immagine. Ma naturalmente Lucia tenta e fa questa immagine. Guardate, la prima immagine fa vedere a padre Dolindo questa. Padre Dolindo disse: no, fanne un'altra, non è mica questo il volto di Gesù. Ne fece quattro, più o meno così. Alla quarta volta Lucia disse: basta padre, io non voglio fare più la testa di Gesù, fatela fare a un altro. Allora padre Dolindo disse: va bene Lucia, vieni domani in chiesa, ci penserò io. Lucia va in chiesa, vedete, qua c'è sta un'altra immagine di... E padre Dolindo la fa inginocchiare, le mette la corona in testa e prega. Poi le benedice le braccia, le benedice i polsi, le mani, i pennelli e aggiunge: adesso puoi fare Gesù, perché le mani saranno tue, ma chi lo farà sarà ben altro. Ed è uscito questo Gesù. Pensate che lui 13 anni prima della salita al soglio pontificio di Giovanni Paolo II, lui profetizzò la sua venuta e scrisse una cartolina ad un diplomatico polacco che non conosceva. Padre Dolindo, quando scriveva, diceva sempre: Gesù all'anima, Maria all'anima. Non perché si credesse Gesù o Maria, per l'amor di Dio. Lui si riteneva solo uno strumento nelle mani di Maria e nelle mani di Gesù. Perciò lui scrive: Maria all'anima, il mondo va verso la rovina, ma la Polonia, come ai tempi di Sobieski, per la devozione che ha al mio cuore, sarà oggi come i 20.000 che salvarono l'Europa e il mondo dalla tirannia turca. Ora la Polonia libererà il mondo dalla più tremenda tirannia comunista. Sorge un nuovo Giovanni che con marcia eroica spezzerà le catene oltre i confini imposti dalla tirannide comunista. Ricordalo, benedico la Polonia, ti benedico, beneditemi il povero sacerdote Dolindo Ruotolo. Notare bene la data, 2 luglio 1965. E poi vedi, io in questa cartolina vedo tre profezie, perché oltre il fatto di Giovanni Paolo, vedo lui che cosa ne poteva sapere che si sarebbe chiamato poi Giovanni 13 anni prima. Poi con marcia eroica, Papa Giovanni ha fatto quella marcia eroica, quindi veramente. Poi il 21 agosto del 1921 lui chiedeva al Signore tre cose. Chiedeva di moltiplicare il sacrificio della messa, chiedeva di concedere ai fedeli la comunione vespertina, chiedeva la messa e la comunione il venerdì santo, e diceva sempre: ma quando è che le anime si renderanno conto che la loro vita è Gesù Eucaristia? Io prego assai che Dio si diffonda in questi tre modi. Naturalmente all'epoca, nel 1921, sembravano le idee di un pazzo, di un illuso, di uno che proprio non ragionava. E invece dopo 50 anni il Concilio Vaticano II ha approvato tutte queste regole. Pensa che ha niente meno ha profetizzato il cellulare. Lui nell'Apocalisse, quando poi parla di queste catastrofi, no? Che ce ne sono state tante in questi ultimi tempi e che la gente non si rende conto che sono calamità che vengono dall'alto, e lui dice: a quei tempi ci sarà un altro mezzo di comunicazione, sarà un piccolo apparecchio tascabile che trasmetterà la voce da una parte all'altra del mondo.
mondo. Si chiamerà forse cerebrofono, insomma cellulare in poche parole. Le diceva, questo tocca molti cuori in Polonia, che padre Dolindo diceva che su ogni altare, in ogni chiesa, quando durante la Santa Messa viene proprio Gesù, è un'offerta reale di Gesù che succede durante Santa Messa, non è un simbolo ma una presenza vera. Questo tocca molti sacerdoti. Ci vuole una grande battaglia adesso, un grande sforzo di preghiera, soprattutto perché il mondo conosca Don Dolindo tramite la sua beatificazione e canonizzazione, e un'altra cosa perché il mondo conosca Don Dolindo tramite le sue opere, perché la gente ha bisogno di respirare con questa santa aria che ci ha lasciato Don Dolindo. Secondo me un grande faro che Dio ha acceso a Napoli e deve arrivare alle anime di tutto il mondo. Veramente abbiamo tanta sete di leggere i scritti di Don Dolindo, soprattutto i commenti della Sacra Scrittura. Lo so che lo voleva anche lui. E speriamo, preghiamo, pregate anche tutti voi, perché questa volontà di Don Dolindo fosse realizzata. E padre Dolindo ha lasciato un testamento spirituale e ha detto: quando sarò morto, vieni alla mia tomba, bussa anche dalla tomba, io ti risponderò, confida in Dio. E qui è un continuo di bussare a questa tomba, perché tutti hanno una risposta. E quindi io invito tutti, venite, 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 vengono da gran parte del mondo. Adesso la Polonia si è innamorata follemente di questa figura e vengono continue persone, continui giornalisti, continui pellegrinaggio. Quindi ti prego, vieni, vieni anche tu, ti aspettiamo con ansia. Grazie.